Uè, ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Kino e oggi porteremo anche noi lo spacchettamento dei lama pirata. Ai 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 ai, sì sì, ne apriremo 20 lama, sono di più, sarebbero 22 ma noi facciamo 20. Speriamo di ottenere innanzitutto tutte le armi, tutti gli eroi, ma soprattutto di ottenerle tutte doppie, perché oltre a completare il registro ricordo che voglio potenziarmele e aver modo di guardare anche le perk secondarie, cioè le perk, le ultime perk per intenderci. Voglio controllarle bene e scegliere quelle che più fanno per me, le perk nuove, quelle che sono appunto di questo evento, e non danni, colpi alla testa, per favore, non ne posso più di quella perk. Comunque, cominciamo subito. Mi avete insegnato che se premo triangolo posso selezionare tutti i lama. Ecco qua, raga, noi possiamo farne 22, ecco, come dicevo, però ne aprirò solo 20. Uno lo tengo per farmi la copertina, gli altri 20 ve li faccio vedere tutti, li vedremo tutti insieme. Partiamo col primo. Ok, il lama ha storto l'occhio, sta guardando indietro, perfetto. Boom! Andiamo un po' lentamente. Ok, rame il barone, ce l'abbiamo viola. Ci abbiamo viola, ma noi non vogliamo le cose viola. La trappola nuova, ho già avuto modo di vederla un po' in giro. E che dire, finalmente ce l'ho anch'io. Ho aspettato appunto potenziare e portare queste armi perché dovevo fare il lama opening. Finalmente lo sto facendo, spero vi piaccia innanzitutto, spero vi piaccia veramente. E vediamo quest'altro lama cosa ci darà. Dai, velocizziamo, se no... Un'altra falce, non ho fatto in tempo a vedere il nome, scusate. Schippiamo. Difensore, ottimo. Rame, pistone a vapore, perfetto. E l'assalto ce l'abbiamo. Dopodiché, roba verde azzurra non mi interessa, manco quella viola. Ok, la trappola viola invece mi interessa. Mi interessa da mettere nel registro, grazie gioco. Barre ossa incrociate, perfetto. Nome nuovo, lo vado subito a prendere. E l'eroe viola ce l'abbiamo. Utile per completare il registro, perché raga, le cose nel registro vanno messe e vanno pure potenziate per aumentare il livello, però potenziatele dopo quando arriverete a livelli massimi e avrete risorse da buttare. Per ora non ne vale neanche la pena, ve lo dico io, non ne vale veramente la pena. Rame, bon voyage. Oddio, mi avete criticato in tantissimi in quel video, raga, scusate, non sapevo minimamente come si pronunciasse, probabilmente l'ho sbagliato pure ora. Però vi chiedo perdono. Rame il barone. Questo mi pare che è già la seconda volta che me lo danno, eh. È già la seconda volta. Prima viola, se non sbaglio. Velocizziamo un po', velocizziamo. Rame, pistone a vapore. È già troppe volte che leggo sto nome stasera, eh. Te lo dico, gioco. Te lo dico. Rame squarciatrice. Grazie mille, gioco. Ne avevo bisogno. 130 full perk. Hype Corsaro, ok, Corsaro, oddio, ho letto bene o ho letto di sfuggita, vi chiedo scusa se ho sbagliato. Però abbiamo un altro eroe costruttore di questo evento, sempre pirata. Poi, rame sbrecciatore, full percorso pure questa, abbiamo vinto pure la pistola, rame vaporizzatrice. La trappola viola, ottima. Altre cose, cose azzurre e verdi, ok, un altro eroe. Girachiglia, cappa e spada. Non ho visto la spada che mi ha dato. Che spada era? Mi sembrava di sfuggita, mi sembrava l'affettatrice. Non vorrei dire cazzate. Lo vedremo alla fine. La cosa più importante non è tanto vincere le armi, tanto quelle bene o male ce le danno. Cioè, aprite un lama, se non questo l'altro, bene o male ve le danno. Il punto è trovare le perk nuove. Ecco, hai uno. Io cosa dovrei fare a questo punto? A questo punto so che il cecchino, se non sbaglio, mi è uscito pure oro già, quindi io andrei sulla falce, che in caso la metto nel registro. E siamo a 8 lama. Rimangono 8 lama. Questo lo skip un po'. Ok, rame vaporizzatrice oro, finalmente. Finalmente, dai, datemi tutto, tutto. Tutto quello di questo evento, devo avere tutto entro stasera, tutto. Rame, demolitore a vapore. Grazie mille, gioco. Grazie mille. Quante trappole mi sta dando? Quante nuove trappole mi sta dando? O meglio, rifaccio la frase da capo.
tutti i progetti uguali della stessa trappola nuova mi sta dando. Rame, pistone a vapore. Il bestione non manca mai. Il bestione. Potrei fare una squadra di 200 bestioni. Ancora il costruttore uguale a quello di prima. Superstite, superstite. Jonesy, bucaniere. Bucaniere. Che nomi strani che hanno, eh? Hanno dei nomi veramente, veramente strani. Schippiamo ancora un pelo. Rame vaporizzatrice. Ne avrò 26 di queste pistole viola. Variate un po'. RPG. Oddio, forse è meglio che sto zitto quando vinco quell'arma. Se no mi faccio odiare da tutti voi. Scusate raga, non ho mai studiato francese, questo ve lo ammetto. Me la cavo abbastanza bene con l'inglese, ma col francese no, scusatemi. Veramente, veramente no. Vi ringrazio di avermi corretto innanzitutto, perché se non l'avreste fatto non avrei mai imparato, no? Capite? Le critiche costruttive sono sempre ben accette, anzi. Ecco qua il mio bottino, andiamolo a controllare un attimo insieme. Allora, non abbiamo vinto tante cose per aver aperto 20 lama, cioè di oro cos'ho? Vediamo, quando il proiettile va a segno si frantuma in frammenti che infliggono il 40% dei danni in un cono dietro il bersaglio. Questa perk è molto interessante, mi piace. Mi piace, voto 10. Poi vabbè, questa bordata la percheremo, perché le trappole vanno percate comunque. Ha già due velocità di ricarica, io gliene toglierò una. Farei critico livello, ma questo lo vedremo in un altro video, non mi specifico. Poi, demolitore a vapore a danni da tormento, peccato, peccato, perché essendo nuova speravo avesse una perk nuova, diciamo sempre. Il barone, il danno inflitto con quest'arma rallenta la velocità di movimento, no, dai. Dopodiché, pistone a vapore, dopo 5 colpi alla testa di fila, i danni delle armi a distanza aumentano del 30% per 10 secondi. Schifo, totalmente schifo, per fortuna c'ho questa, quindi l'andremo a mettere nel registro adesso. E causa danni da tormento, ok, quelle viola neanche le guardo, tanto aprirò altri lama sperando di trovare altre perk particolari. Più che altro voglio andare un attimo nel registro a vedere una cosa. Ok raga, come vedete il registro l'avevamo già completato, l'unico è, vabbè, il cannoneggiamento che uscirà nello shop, non mi ricordo se il prossimo giovedì mi sembra. Vabbè, comunque c'era il video in cui lo spiegavo, adesso non mi ricordo la data precisa. Comunque andiamo a riempirlo. Siamo al livello 207 del registro. Le armi viola non mi interessa, gliele metto totalmente a caso. Ottimo. E gli andiamo a mettere pure quelle con le percoro, che non ci piacciono. Dopo 5 colpi alla testa di fila, perfetto, via. Questa aveva il tormento, via. E questa rallentava, giusto? Via. L'unica era questa che, scusate, quando il proiettile va a segno si frantuma in frammenti che infliggono il 40% dei danni in un cono dietro il bersaglio. E questa me la tengo, perfetto. Questo era il mio lama opening. Raga, che dire, vi ringrazio come al solito di aver guardato tutto il video. Ho ancora un botto di lama da aprire. Non intendo lama quelli, ma anche lama plus. Guardate, lama tesoro troll leggendario, ne è un casino. Fatemi sapere nei commenti voi che perk strane avete trovato, se ne avete trovata qualcuna che io per caso non ho trovato. Sono molto molto curioso di sapere anche la vostra opinione riguardante tutte queste armi a prima vista, perché ancora non le abbiamo provate. Poi vi chiederò un'altra opinione dopo che le avremo provate. Fatemi sapere nei commenti, lasciate solo un bel like a questo video se vi fa piacere supportarmi col canale, eccetera eccetera. Io per oggi non posso fare altro che salutarvi, ma non temete, perché ci vediamo domani con un nuovissimo video. Bella bella! When I was just a kid.